Salve a tutti agenti della divisione e benvenuti in questo ultimo video speciale sulle build che, come avevo inizialmente detto, sarà su una particolare build da PvP per quei temerari che hanno intenzione di farsi un giro nella zona nera per conto loro. Vi ricordo che non consiglio di fare questa cosa perché se siete sfortunati come me, ogni volta che entrerete in zona nera da soli sarete in 5, voi e 4 rogue usciti direttamente dalle fiamme dell'inferno e forgiati da esse. Andiamo subito a vedere cosa vi consiglio di mettere come statistiche e come equipaggiamento. Allora, come armi principali sono 3. Il Vector, sicuramente, ottimo danno a corto raggio, buon ratio di fuoco, caricatori un po' ridotti, ma come tutte le SMG recupera con la possibilità di critico e quindi l'output è immenso. La seconda è o la K74, perché il fucile d'assalto, oltre che essere personalizzabile con i talenti, ha anche un buon ratio di fuoco, aumentabile con un caricatore in caso. Buona precisione, comunque molto aperto e modificabile perché ci possono essere montate ogni tipo di mod. L'unica cosa vi consiglio di trovarci talenti che vi permettano di recuperare vita. Quindi magari tenete il Vector come danno ignorante e l'AK un pochino più difensivo. Vi potrei consigliare anche di metterci un mirino zoom in modo da poter guadagnare un po' di vantaggio sulla lunga distanza. La terza arma è un fucile al cecchino di quelli con ratio di fuoco alto. Io in questo caso ho l'MK17 della polizia, ma niente vi vieta di usare anche, mi sembra, era l'SRS, comunque. Tutti quelli che hanno il ratio di fuoco alto vanno bene. Questo perché? Perché hanno un enorme danno a colpo singolo e avendo il ratio di fuoco alto possono essere usati anche a corto raggio in hipfire, ovvero io esco dalla copertura, vado addosso al mio nemico e gli sparo senza neanche mirare. Come si usa solitamente una pistola, quindi lo tiro fuori, faccio 5 o 6 click e mi serve per buttare giù un nemico. Siccome questi hanno un danno base altissimo, mi sono ritrovato molto spesso che sfruttare questa tattica alla Rambo di uscire fuori e usare il fucile a cecchino come se fosse una pistola o un normalissimo fucile d'assalto, molto molto soddisfacente, diciamo così. Le statistiche dovrete impuntarvi quasi esclusivamente su stamina e armi da fuoco. Questo perché? Perché nelle parti elettroniche useremo principalmente abilità di controllo o per scappare o per trovare rogue o per evitare che ci trovino dal rogue. Allora, stamina, io direi il minimo che dovrete andare a cercare sarà 2500, ma meglio se è più alto. Io ho 2500 secchi e mi trovo abbastanza bene. Parti elettroniche, 1000-1200, ma non di più. Se volete potete alzare direttamente lo skill power tramite le mod tipo quelle delle stamina che aumentano lo skill power. Per il resto tutto in armi da fuoco, perché tanto in zona nera si usa principalmente il caro vecchio proiettile. Andiamo quindi a vedere le abilità. First Aid, pronto soccorso con la mod Overdose, perché siccome non avremo uno skill power molto alto, lasciate stare quello che ho io, di genere questa build non alza tantissimo lo skill power, quindi avere la mod di Overdose recupera di tanto le cure che possiamo ottenere da pronto soccorso anche con uno skill power abbastanza basso. Ed è ottimo perché oltretutto ci butta in overhealing, quindi ci dà più vita di quella che potrebbe curare e va benissimo per il PvP. La seconda abilità è un po' a scelta. Potete scegliere tra o l'impulso con la mod Scrambler, Jammer, come volete, che riduce l'output di danno, quindi abbassa la probabilità di critico e di danno rispetto alla versione base, ma vi dà il comodissimo bonus di non poter essere individuati dagli scanner nemici. Allora, questo perché? Se siete rogue, comunque sia sapranno dove siete perché sulla mappa siete visibili, ma nessuno contro di voi avrà la possibilità di sfruttare a sua volta l'impulso per farvi più danno, perché annullate l'impulso avversario, mentre a voi comunque un po' di bonus resta. Quindi se già di base avete una buona probabilità di critico e un buon danno critico, questo è un boost in più che oltretutto va a vostra difesa.
Quindi principalmente ve lo consiglio se siete rogue, ma anche se andate contro i rogue, perché tanto alla fin fine chi si ammazza, quindi è tutto un ammazzamento e più siete protetti, meglio è. Oltretutto vi permette di scappare se non siete rogue, perché vi diventate invisibili e fuie. Altrimenti, se siete rogue o se volete assaltare per primi, vi consiglio la bomba adesiva con la mod Flashbang. Questo perché potete sfruttare una granata, magari shock, per bloccare i nemici sul posto, tirargli la flashbang addosso, sparargli, appena finisce il debuff dello shock, attivare la bomba adesiva e mandarli in debuff, che non possono usare abilità, eccetera. Potreste riuscire a tirare tranquillamente giù da soli anche 2-3 nemici. Sui 3 non ne sono sicuro, dovreste essere veramente vestiti bene, però sui 2 sicuramente un 1v2 con una combo del genere, magari mentre stanno estraendo e voi volete andare rogue, riuscireste tranquillamente a farli secchi. L'abilità suprema è rete di sopravvivenza. Questo perché in Dark Zone bisogna contare quale delle 3 supreme è più efficace. Allora, quindi si va semplicemente a vedere. Quella di cura dura 5 secondi. Dà una buona cura istantanea e dà un'ottima rigenerazione vita al secondo. Ma siccome dura solo 5 secondi, quasi è meglio usare pronto soccorso e medikit mentre si scappa in copertura, per avere molto molto molta più cura all'istante. Mentre per quanto riguarda collegamento tattico, il danno che fornisce è veramente veramente alto. Ma se lo andiamo a confrontare, come avevo già detto nella scorsa guida riguardante la build da tank, con la rete di sopravvivenza, il danno aumentato è del 50%, oltre vabbè al danno, alla possibilità di colpo critico aumentata. Comunque basiamoci solo sul danno aumentato. Il danno aumentato è del 50%, mentre rete di sopravvivenza dà una resistenza dell'80%. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui ci troviamo uno contro uno con un nemico che usa collegamento tattico e noi usiamo la nostra rete di sopravvivenza, comunque sia prenderemo il 30% in meno di danni. Questo rende rete di sopravvivenza tra le 3 abilità, secondo il mio parere, la più forte. I talenti. Ecco, qui andiamo a toccare un discorso particolare, perché in PvP ci sono moltissimi modi di giocare. Personalmente io ho trovato molto utili i seguenti talenti. Adrenalina, che quando usiamo un medikit, quando non siamo a piena vita, riceviamo l'overheal. E questo va benissimo, perché più vita abbiamo, più siamo resistenti. Il secondo talento è il movimento. Uccidere un nemico mentre ci muoviamo riduce i danni ricevuti del 30% per 10 secondi. Allora, questo in Dark Zone va benissimo, perché succede sempre di ammazzare un nemico mentre ci muoviamo. Oltretutto, se siamo contro altri nemici, contro magari dei rogue o siamo noi rogue, ci può capitare un agente avversario di ucciderlo mentre ci spostiamo, magari camminandoli o correndoli accanto. Quindi ci troviamo avvantaggiati nel caso in cui ci siano altri agenti nemici che ci stanno attaccando, che vogliamo attaccare. Senza contare che questa cosa può essere sfruttata anche: ammazzo un nemico NPC, mi prendo il buff e poi attacco l'agente perché ho 10 secondi di resistenza a danno. Terzo talento, precisione. Questo vi consiglio di usarlo se non usate l'impulso. Se usate l'impulso, andate su mira salda, mano ferma, che praticamente entrare in una copertura riduce il rinculo del 25% per 10 secondi. Questo va benissimo perché io mi entro in copertura, mi prendo il buff, esco e mi rimetto a sparare. Però comunque il buff del rinculo ridotto. L'ultimo talento è cure critiche. Famosissimo, cure critiche, lo uso praticamente sempre. Usare un medikit a bassa vita aumenta la resistenza ai danni del 40% per 10 secondi. Questo purtroppo è, penso, uno dei talenti più obbligatori quando si gioca in endgame, perché la resistenza di 40% per 10 secondi è davvero davvero alta, e in zona nera ci troveremo molto spesso ad arrivare all'ultima tacchetta di vita. Senza contare che sinergizza con adrenalina, perché abbiamo una tacca di vita, ci tiriamo cure critiche, il medikit ci butta praticamente oltre che al massimo anche in overheal. Quindi potrebbe riuscire a ribaltare le sorti di uno scontro nel giro di un secondo. Bene ragazzi, questo era tutto per quello che riguardava
questa build un po' particolare, ma che secondo me funziona molto bene in Dark Zone. Vi ripeto, è pensata per quei temerari lupi solitari che ci si addentrano da soli, ma ciò non vieta che magari cambiando pronto soccorso con, invece che overdose, magari una stazione di supporto che dà l'immunità agli effetti debilitanti, possa essere usata anche in party. In generale io l'ho giocata spesso da solo e mi sono sempre trovato molto molto bene. Non sono uno che gioca tantissimo in Dark Zone in solo play, ma per quelle poche volte che l'ho sfruttata non mi ha mai tradito, diciamo. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video, vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, tutti gli iscritti, per tutti i commenti che fate. Anche ho visto che molti hanno messo anche mi piace alla mia nuova pagina Facebook, vi invito a metterci mi piace oltre che iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le uscite dei miei prossimi video. Vi auguro un buon game e ci vediamo, ciao!